La gloria del Signore sia con tutti noi. Buongiorno e buon fine settimana a tutti quanti. Che il Signore possa in questa settimana santa perché in questa settimana mi sono compiaciuto di dedicarla santa all'ora e gloria al Signore, perché il Signore è grande e sta facendo un miracolo nella mia vita. E sono sicuro che anche nella vostra vita questa settimana cambierà qualcosa. Perché cambierà qualcosa? Perché lo sento. Nella mia vita ci sono state alte e basse, e questo è qualcosa di meraviglioso. Lo sto assaporando giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, sia nel dormiveglia, nel sonno e anche nel giorno, durante che lavoro, perché non faccio altro che pensare a voi, o popolo di Dio, o miei amici, o miei fratelli, sorelle, parenti, e tutti quanti vi amo con tutto il cuore. E con questo vogliamo mettere il nostro messaggio di stamattina in Facebook. Come ben vedete, ieri ho lanciato una foto dell'Italia, vedete? I nostri conduttori, deputati, consiglieri e tutto quello che comandano l'Italia si sono messi tutti insieme e hanno creato questo dell'Italia. Ve lo leggo questo messaggio. Italia, no, 63enne disoccupato, senza casa, cerco lavoro con patente C e D, e disponibile a qualsiasi lavoro, cedo vene in cambio di lavoro. Poi sotto c'è un messaggio che non riesco a leggerlo, è troppo piccolino, ma mi sembra che abbia detto tutto del nostro paese, l'Italia, il nostro bel paese, la nostra bella nazione, l'hanno rovinata. Chi è a comando possa mettersi la mano così nel petto, vicino al cuore, e dire: cosa ho fatto? Cosa ho fatto? E di ritornare indietro con il senso della vita e dell'amore, e dire: voglio recuperare la mia bella Italia, perché l'Italia è sua. L'Italia è sua. L'Italia è nostra, per ogni persona è una parte del nostro essere in quella nazione. Siamo nati lì e vogliamo essere coerenti di questo. Questo messaggio mi ha fatto pensare molto, miei cari. Voglio dirvi la colpa di chi è, la colpa di ognuno di noi. Non è né dei deputati, né dei consiglieri, e neanche dei ministri, e neanche di chi sta al potere. La colpa di ognuno di noi è che ci siamo allontanati da Dio. E Dio ha creato tutto questo, tutto questo, per farci capire che se ci avviciniamo a Lui, a Dio, tutto cambia. Non è solo l'Italia, tutto il mondo è in questa situazione disperata. Addirittura questo messaggio dice: cedo il rene, ma mi capite cosa vuol dire? Cede il rene in cambio di lavoro, cede la sua vita in cambio di lavorare, che poi, togliendoci un rene, non è più abile neanche a lavorare.
metà abile e se non ci viene qualche altra cosa dopo l'operazione. Ma vi rendete conto? Non do la colpa a nessuno, do solo quel sentimento di rientrare in noi stessi e dire: Abba Padre, perdonaci, vogliamo venire a te, vogliamo incanalarci a te, verso il tuo figliolo Gesù Cristo e dire: perdonaci, perdonaci Padre. Questo voglio incanalarvi, questo povero sfortunato messo lì davanti a una fontana, non so dove si trova, in quale paese, e tanta gente seduta che aspettano un lavoro. Magari qualcuno aspetta il cibo, magari qualcuno aspetta l'elemosina. Vedete, c'è una lanna, io la chiamo lanna perché in dialetto, è una scatola dove c'è scritto all'intorno: grazie, grazie del vostro amore, grazie della vostra elemosina, grazie di ciò che mettete qua dentro, servirà per spamarmi, sarà per comprarmi un panino, sarà perché magari oggi non morirò di fame e neanche di sete, perché devo comprare anche l'acqua, perché l'acqua non è più buona da bere. Vedete? Chi è oggi in difetto davanti a Dio? Si passi la mano nel petto. Tutti quanti siamo in difetto. Passiamoci questa mano e diciamo: Signore, purificaci, Signore, salvaci, Signore, lavaci, dacci quella circostanza di poter rientrare in noi e mettere tutto in ordine, perché la partenza parte da noi. Vogliamo essere operatori di pace, operatori di gioia, operatori di amore. Gloria a te, Signore, alleluia. Ebbene, miei cari, scrivo il messaggio perché il tempo mi stringe e devo andare a lavorare. Gloria a te, Padre. Mettiamo già le foto e recuperiamo tempo. Gloria a te, Signore, alleluia. Santo sei, Signore. Pace sia con tutti noi. Vi invito essere più coerente verso il prossimo. Attraverso vi abbraccio come faccio sempre. Questo è il messaggio, perché il tempo stringe, devo andare a lavorare, e un grande bacio doppio.
pace del Signore, fratello Angelo Piccone. A presto.